Biuniversa nasce come spin-off dell'Università di Salerno e sviluppa, come dice lei, un anticorpo per il tumore al pancreas. In particolare, quello che succede nel tumore del pancreas è che le cellule cancerogene rilasciano una proteina che fa in modo che il cancro continui a progredire. Quello che Biuniversa ha inventato è un anticorpo che blocca la proteina e quindi inibisce la progressione del cancro. Questa è la tecnologia di Biuniversa. Gli sviluppi che si sono avuti. Lo sviluppo è che l'anticorpo è stato testato in una fase preclinica su degli animali modello, è stato visto anche che questa proteina correla con la prognosi dei pazienti, quindi è stata validata la tecnologia e di recente Biuniversa ha venduto le patent a una biotech americana, che è una biotech su cui hanno investito fra i più grossi investitori mondiali, Sofinnova Investments e Canon, e hanno investito 9 milioni di dollari per lo sviluppo nelle fasi cliniche di questo prodotto. Biuniversa resterà la maggiore shareholder, maggiore azionista della biotech americana, di cui io e un altro membro di Biuniversa, dottoressa Robinson, siamo nel board of directors, dell'azienda americana. Parliamo di azienda americana, aziende italiane. Aziende italiane a questo punto penso che noi l'abbiamo escluse, non escluse, è stato per serendipity, diciamo, ovvero queste persone ci hanno trovato grazie alle pubblicazioni scientifiche di alto livello, quindi siamo entrati in contatto diretto con loro e abbiamo chiuso il deal, quindi non c'è stata una selezione attiva delle aziende, sono stato piuttosto loro che hanno trovato noi, anche dicendo che Biuniversa era the hidden gem. L'hanno chiamato Vera o la gemma nascosta in Italia per indicare che è una tecnologia fortemente innovativa. Beh, Obiettivi per il futuro. riuscire a fare una terapia per i pazienti malati di cancro al pancreas e anche altre patologie, di tumori.